Sì, via! Ciao a tutti! Oggi finalmente il nuovo video dopo mesi e mesi di attesa. Oggi però sono in compagnia di mia sorella su YouTube chiamata Zeraj. Metterò il suo canale nel link sotto. Oggi abbiamo deciso il tag testa o croce. Ovvero abbiamo sette o sei domande al quale rispondere riguardo il make up, i nostri prodotti preferiti, e così. Per rispondere a queste domande però abbiamo due scelte, ovvero la prima scelta: qual è il tuo prodotto preferito di eccetera, e la seconda è: usa questo prodotto per fare questo. Per scegliere quale domanda a quale rispondere abbiamo la famosa monetina che deciderà testa o croce. Io direi che testa è questa. Sì. Testa 1 euro, croce l'uomo nudo. Ok, vai. Allora, potrei iniziare io per inaugurare la festa, insomma. Inizio con la prima domanda. Vediamo prima domanda o prima? No, prima quella. Ah, oh madonna. Croce, ovviamente. E qual è il tuo blush preferito? Ah, perfetto, pensavo fosse la cosa negativa. Il mio blush preferito è quello della Kiko, ovvero questo qui, numero 108. È un po' usato, scusatemi, però essendo il mio preferito lo uso, no? E per fortuna non mi è uscita la seconda domanda. Quindi, ecco, Kiko 108. Il mio blush preferito? No, senza croce. Croce, croce. Qual è il tuo prodotto preferito per i capelli? No, è il blush, mi fa la domanda 1. Ah, la testa? Ah, certo, la 1. Croce, qual è il tuo blush preferito? Il mio blush preferito è quello di Technic Blush, una marca sconosciuta che ho trovato in una valigetta presa da Sephora, mi pare. Ah, questo sì, è l'unico che io. Ma va, la mamma, vabbè, basta. Ok. Ok, allora andiamo con la seconda domanda. Croce, qual è il tuo prodotto preferito per i capelli? Questo l'ho rubato a lei, che mi piace tantissimo, ed è spray per capelli di Justin Bieber, Someday. E niente, lo spruzzi e profumo nei capelli, quindi puoi non lavarteli per un mese. Vabbè, prendetelo, è buono. No. Questa crea una palma sulla testa. Ecco, sì. Così viene di circa? Sì, avete una palma. Una palma? Sì. Una bellissima palma. Bella, andrei proprio per la vacanza in questo caso con le palme. Ecco. Ok, 3. La domanda 3. Devo tenermela? Certo. Ah, sì, è vero, sì. Croce, qual è il tuo rossetto preferito? Questo della Kiko. Purtroppo ho speso tutti i miei soldi dalla Kiko. Questo rosso, bordeaux, quel che è. Numero 42, compratelo. Ok, vai. Adesso vuoi spiegare la luna. Croce, qual è il mio rossetto preferito? Il mio rossetto preferito è questo, della Avon, che è Double Face, Double Face, come si dice? Double Face, di Double Face, esatto. E ha due colori in un rossetto, quindi. E l'ho anche pagato poco. Vai, domanda 4. Madonna, croce! Qual è la vostra terra preferita per la carnagione? Odio la carnagione scura, per quello io non ho una terra preferita e vabbè, ogni tanto ne uso una, cioè non usandola la rubo a lei, ovvero questa, e giusto per farmi le fossette, vabbè, quello che a me non mi frega niente perché mi piace la carnagione bianca. Croce, la terra preferita è questa e io al contrario di lei la uso. Offerta tipo da a questo pure. 5. Riempite il sopracciglio con la matita per le labbra di vostra scelta. Oh maronna. Allora, già fatto bene il sopracciglio, sono scusa, quindi non si vedrà tanto. Ma adesso devo fare. E come faccio? Allora, il sopracciglio oro? Esatto. Avvicinati un po' al mostracciglio per la vostra... Uh-huh.
Bella. Bella di schifo. Allora, 5 questo. Sto bello fatto. No, anch'io. Ecco. Bellissima. Madonna. Ok, prossima domanda. Un attimo, sì. Vai. Utilizza l'eyeliner come matita per le labbra. Questa era la cosa che speravo non uscisse. Eccomi. Questo tocca a me. Croce, meno male, quale vostra linea preferito? Questo, che è lo stesso che ha usato lei. Non ha una marca. Non ha una marca. No, forse sì, Astra si chiama. Era meglio non dirla perché è quella che costa di meno. Vabbè, bene. È il mio preferito. L'ultima sarebbe farti una foto e inseriscila come immagine miniatura. Bene. Grazie a tutti. Per fortuna non sono delle cose orribili. Beh, insomma, io sì. È abbastanza orribile, è abbastanza normale, c'è solo una palma sulla testa. Esatto, dai. Ok, vedrete la nostra bellissima foto e grazie per aver guardato il video, per averci viste così, vuol dire che se ci amate anche così va benissimo, ci seguirete esatto, per forza. Esatto. E ecco, questo è stato il nostro video tag testa o croce. Se volete farlo anche voi, basta che cercate su Google le domande del video tag testa o croce, non è così difficile. E ci vediamo al prossimo video! E seguite anche me, grazie.